Salve a tutti, piloti a carristi, io sono Caporosso 74 e oggi ci troviamo in Berlino negli ultimi vagiti del Terzo Reich. Ora, a parte le cavolate, come vedete siamo per la prima volta nel canale di una battaglia tra i carri, sperando e pregando il Signore che non laghi. Perché altrimenti questo video non lo vedrete mai. E vi porto come contenuto il nuovissimo appena uscito dal dev server della Gaijin, lo Spa Panzer Ru 251. Ora sicuramente avrò pronunciato il nome, ma era per darvi un'idea. Leviamo gli HE, questi li mettiamo un po' così. Preferisco questi, se devo dire la verità, però. Sponiamo. Allora, cosa si può dire di questo carro? Sinceramente, la storia non la conosco, quindi salteremo per oggi il riassuntino storico. Come vedete benissimo, è un'evoluzione, anche vedete dallo scafo, del carro da cui proviene, che è il Jagdpanzer 4-5, mi pare che si chiami così. Ad ogni modo, se vedete tra la linea dei cacciacarri tedeschi, come per, ul cioè per ultimo vedete un carro che ha lo stesso scafo ma che ha il cannone nello scafo. Questo invece è la torretta. Cos'è il punto di questo, punto focale di questo carro? Il cannone, che a 6.7 fa veramente molto male, ma ha anche un grossissimo punto debole, la corazza. Infatti, sul frontale ha appena 20 mm di corazza, possiamo accertarcene guardando qui, vedete. Corazzatura scafo 20, cioè corazzatura torretta 20, 20 e 20 mm, mentre corazzatura scafo, avevo sbagliato, 30, 20 e solo 8 mm dietro. Quindi in poche parole, qualunque cosa, anche i cannoncini aeronautici, ad esempio i 20 mm, vi fanno. Guardate la velocità di questo carro, siamo appena partiti, siamo già sui 50 orari. E quindi capite bene che dovete fare una specie di gioco toccata e fuga, perché se ricevete anche un solo colpo, come dicevo poc'anzi, ci rimarrete secchi. Ora mi stavo godendo la frase in tedesco. Ovviamente non farò partite incredibili, sia perché questo carro è appena uscito, sia anche perché io, se devo dire la verità, prediligo gli aerei ai carri. Ora, noi ci muoviamo di riparo in riparo, perché da lì non riusciremo a prendere niente. Là c'è il nostro compagno. Io non vedo niente, non vedo nessuno. Proprio niente. Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Copritemi! Qualcuno mi copra! Urca! Ho visto una fiammata, ma devo, ormai non posso fermarmi a metà strada, che sennò ci resto secco. Quindi cerchiamo di scappare, sperando di non venire colpiti. Vedo comunque la riserva delle munizioni è come per molti carri tedeschi successivi a quelli del periodo della guerra mondiale, ce l'ha tutti vicino al pilota, quindi se vi sparano lì siete morti, cioè non c'è niente da fare. Come nemico abbiamo un IS-6 che porterò per ultimo. Dico, l'IS-6 lo porterò credo molto dopo aver recensito gli altri carri e aerei premium di questa nuova patch, perché come credo molti di voi sapranno, molte persone, anche molti italiani, hanno già fatto dei video su questo carro, quindi preferisco prima recensire gli altri, quelli un pochino meno comuni. Poi registrerò anche gli S6. Ad ogni modo, quel T92 è andato. Noi qua siamo, credo, abbastanza al sicuro, a meno che... Lì perché ci passano molti carri, secondo me. Peccato. È sta antennina che quando ci giriamo davanti. Urcala. Il nemico ha preso l'iniziativa. Ok, è esploso qualcosa dietro di noi. Io spero che Lorenzo mi copra. Oh.
pilota. Sì, colpo critico pilota. Ora noi ci nascondiamo affinché lui non ci veda. Ma ci ha visto e come. Urca! Cos'era quello? Non lo so. Però ci leviamo. Anche perché non so come, ma non ci... Non ci ha penetrato. Il che mi pare strano. Ho tirato una laggata io, ma credo abbia tirato una laggata lui. Ok. Lui scrive assist. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno di qua. No, sembrerebbe di no. Urca, vedo un carro. Aspetta. Vai giù, torretta. Ok, l'invasione. Ok, quello lì è l'IS6. E infatti l'IS6 è andato. Abbiamo colpito proprio nel suo punto più debole. Però non ho visto terreno. Cioè, veramente l'invasione russa. Io ora me lo... Oh! Aia. E lo Scorpion con un colpo... Possiamo dire anche ben piazzato, ma qua non ci sono colpi ben piazzati e mal piazzati. Qua con questo carro, se venite colpiti, si muore. Ora noi vediamo se possiamo rispawnare. Ok, molto bene, possiamo rispawnare. E prendiamo il Befeuerswagen Jagdpanther per rimanere in tema. Perché tanto se prendessi il Tiger 2H ci rimarrei morto. Ora credo che io nelle partite di carri, a meno che non faccia schifo, porterò sempre... Dicevo, a meno che non faccia schifo come in questo caso, porterò sempre due a carri, oppure un carro e un aereo, ma più raramente. Più che altro per evitare punti morti. E quindi la nostra partita si conclude prematuramente. Cioè, insomma, abbiamo fatto il nostro sporco lavoro. Ad ogni modo siamo morti e quindi ce ne torniamo all'hangar. Ora, prima di concludere il video, ci guardiamo un attimo insieme i raggi X meglio dettagliati e i punti focali. Comunque i soldi si sono fatti. Tenete conto che la partita non è neanche finita. E quindi se vinciamo poi potremo fare cosa cliccato, non lo so, vabbè. Potremo fare ancora di più. Noi adesso facciamo personalizzazione e ci guardiamo. Vedete la corazzatura c'è. Ok, effettiva, come ci indica qui il grafico, è di più. Lo spessore è 30 mm, lo spessore effettivo varia fino a un massimo di, vediamo, insomma, intorno ai 48 gradi. La corazzatura della torretta qui è veramente poco spessa, quindi se volete far fuori questo carro, essendo sicuri di farlo, sparate qui, insomma, in questa parte gialla, se ce l'avete in frontale, perché qua potreste fare ricochet. Infatti adesso mi è venuto un dubbio se quel colpo di prima che non ci ha penetrato abbia colpito proprio la parte frontale. Adesso non saprei. Questo è il punto, credo che questa è la mitragliatrice. Sì. Questo è il punto più debole, vedete? Cioè, lo spessore effettivo è di appena 20 mm, quindi 0,9 mm in più dello spessore della lamina. Dietro lasciamo perdere, perché se andiamo un vero peggioso. E poi la torretta qua, anche essa ha veramente pochissima corazza, tranne, vabbè, le botole sopra, che hanno quasi 100 mm di spessore, visto un attimo. Esatto, vedete, 98-99. Ovviamente sopra non serve a niente, a parte per gli attacchi aerei. Ecco, questo invece mi interessava. Qua abbiamo 40... insomma, una buona corazza. Io questo carro ve lo consiglio per due motivi principali. Il primo è perché è estremamente veloce. Avete visto, tenete 3 secondi un attimo l'acceleratore su e vi arriva sui 50 orari. Quindi è veramente veloce. E due,
Perché a 6.7 monta i hit e i hit FS per evitare di dire stronzate come accade sovente. Ce l'andiamo a vedere. Infatti non erano gli hit, erano sì, no, c'erano anche gli hit e poi c'ha anche gli hash. Io di solito prendo gli hit perché hanno una velocità di volata maggiore, quindi non solo penetrano di più, ma quello che mi interessa è la convergenza, perché spesse volte con questo carro si fanno tiri a lunga distanza, cioè, almeno a me è capitato così, e quindi preferisco avere una convergenza che mi faciliti l'ingaggio. Mi pare che questo carro abbia un costo di 7.480 Golden Eagle, una cosa insomma del genere. Questi sono i raggi X, vedete qua c'è la trasmissione che all'opposto di molti carri tedeschi che hanno appunto la trasmissione davanti, questa ce l'ha dietro. Poi qua abbiamo i serbatoi, qui abbiamo il radiatore, il motore. E qua la torretta, tutto ciò che è adibito allo sparo. E poi qua la riserva di munizioni che 9 volte su 10 è la causa reale della vostra morte. Il cannone è molto potente, essendo appunto il BK-90, che è un cannone del dopoguerra molto potente, utilizzato dai carri costruiti dopo la fine della seconda guerra mondiale. Qui ci sono un po' di mimetiche se vi interessa. E questo in breve, anzi molto in breve, era lo Spa Panzer Ru 251. Eccolo qui. Io spero di esservi stato utile e di avervi intrattenuto. Se avete qualche suggerimento o, scusate, o miglioramento da propormi, scrivetemelo per favore nei commenti. Sarò felicissimo di leggerli tutti. Qui Caporosso 74, passo.